Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Vuoto a Perdere, canale YouTube dove portiamo per la terza parte Stray, il mitico gattino, nelle sue avventure e disavventure. Allora io direi subito di creare atmosfera e di entrare subito in game. Andiamo! Ok, vai con inizia partita. Allora, abbiamo fatto il bassi fondi, il trasformatore. Speriamo di aver salvato. Sì, penso di sì, dai. Anche perché che cazzo, nel 2022 è un gioco che non c'ha l'autosave? Non credo, dai. Ok, un attimo di pazienza. Ok, scusate, sto un attimo controllando l'audio che si sentisse bene. Va bene, allora, quindi chiamiamo un attimo B12. Dobbiamo fare. Allora, torniamo nei bassi fondi per scoprire se Momo abbia ricevuto una risposta. Ok, andiamo nei bassi fondi, ma dove cazzo sta Momo? Allora, tutta pazienza, si usciva da qua, vero? Sì. E come cazzo si usciva? Messaggio di Momo. Vabbè, questo l'avevamo già letto nel video precedente. Ok. Ah, ok, non ci ha salvato. Infatti mi ricordavo che l'avevo aperta, però... Vai via! Allora, il bar. Ma che cazzo è il bar? Mo? Sì, stava giù al bar, ma vabbè, prendiamo giù e via. Magari diamo uno sguardo. Ok. Meno male, l'insegna ci dice che il bar è qui. Questo non mi sembra un bar. Questo non mi sembra il bar. Questo mi sembra più insegna di un bar, questa, ma... Noi abbiamo fatto solo il giro del cazzo. Già. Allora, diamo uno sguardo alle varie insegne. No. Vabbè, proviamo a girare un po' qua in zona, tanto ecco, è chiuso. Il tipo lippi della zona. Forse è questo il bar. Ah, eccolo, Momo. Ehi, pallina di pelo. Ah, ok. Ok. Oh, culo. Ah.
Ok, vediamo se riesco a far funzionare questo affare. Blazzar, che cazzo è? Ci giusciano il sangue in malo modo. Insomma, noi dobbiamo raggiungere i nostri fratelli barra famiglia. Guarda come segue. Guarda. Momo, ti seguo. Ah, facciamo un po' come fanno veramente i gatti, che ti gira intorno, dai. Giriamo intorno ai piedi di Momo. Fortissimo il piccolo stray. Questo sta ancora a pulire. E buono, non te l'ho mica buttato io addosso. O forse sì. Sentiamo, devo entrare io? Immaginavo. Vado? Ok. Andiamo. Attraversare le foglie è una missione suicida. Lasciami in pace. Aspetta, ti faccio vedere una cosa. Non lo so. Quindi dobbiamo cercare la stanza segreta. Allora, serve un'arma? Ok. Andiamo a curiosare un po' quella. C'è qualcosa qui. Traduci. Il tempo ci dirà. Ok, vabbè, immagino sia un orologio. Muro uno solo. Allora, quindi sarà 2, 5, 1, 1. Tanto, possiamo cascare tutto. Eccolo là.
Abbiamo detto quindi 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. E voilà. Vabbè, abbastanza basilare come... come puzzle. Però te l'ho dovuto fare un gattino, te l'ho dovuto fare. Speriamo di dare a un gattino. E non lo so, non l'ho manco cercato, dammi tempo. Reagiscono alla luce intensa. Stessi quello da buttare giù, vai. Vai, micetto, buttalo a terra, vai. Ciao. E diamogli il localizzatore. Ehi, Timons, come cazzo ti chiami tu? Caccia il barattolo il nostro amico. Ma che roba? Ok, torniamo al bar. Ricordo che siamo passati da qua perché c'era il tizio. E ora... vabbè, per forza di qua. Ma no, il bar è qui. Era proprio qua a fianco, appena di scritte la porta. È questo, ok.
Capisco perché non mi corre più qua, quindi magari è qui. Quindi, grazie bello, grazie per il supporto. E quindi, se non è qua, prova di questa. Però diceva che era proprio dietro la bottega della nonna, che è proprio qua. Perché non è di qua? No, che vuole questo? Questa è una faccia cattiva, c'è una culo, sta incazzato, serio. La bottega della nonna è qua, quindi è qua per forza, dai, per forza, raga. Inutile a dire, inutile a fare. È piena di scritte. Meno che non era qua e ce lo siamo passati. E chi è? Ok. Facessi vedere questo. Ok. A questo indirizzo. Sì, Elliot. Ma, non me lo dai. Torniamo sempre a bomba, quindi. Ah ok, programmazione di aereo. Qua è. Meno che non è sopra. Che carineria. Ma oh, dai, mi ha dato una cosa. Ma figo. Questo guarda la televisione nel nulla. Vabbè raga, è qua per forza. Ehi, lei da dove è uscita, signore? Ah, dalle scale. Senti, è pieno di scritte, quindi è questo sicuro, per forza. Dobbiamo solo trovare il modo di entrare, che secondo me sarà sicuro da qua in zona. Qualcosa qui in alto ci sarà per forza, dai. Lei chi è, signore, gentilmente? Si presenti. Vabbè, non lo fare. Come i tuoi. Attenzione, qui c'è un altro di questi. Secondo me conviene riandare al bar perché chiedere informazioni meglio al tipo. No, piccolo amico, dobbiamo andare giù e giù. Okay, torniamo al bar, bottega della nonna. Amica è qua, no?
Ma forse è questa un gula mamma. Gula estero. Possiamo. Salve. Scusi, io entro. Faccia lei. Oh, aspetta, aspetta. Ok. Ok, è proprio laggiù, dove? Elliot? Tu sei. Chi è che puoi aiutarmi? È un Tohima BR 2000. Può rintracciare io questa idea? Permetti, certo. E dai. Dai, dobbiamo trovare le cose per la nonnina, non ci credo. Tanto ricordiamo. Vai che apriamo la finestra pure. Intanto diamo uno sguardo se il nostro buon riparatore ha dei cavi. No, qua gli consumiamo solo la porta. Passato, forse c'è qualcosa, no? Ok, il nostro tizio quindi è già freddo. Prendiamo lo spartito. Un riparatore che non c'ha cavi. Vabbè. Questo ce l'aveva fatto capire anche lui. Allora, la... Non me lo puoi dare? Sì. No. Devo trovare dei cavi elettrici. Tanto prendiamo i ricordi. E che c'hanno il bollito di RAM? Che è? La zuppa di RAM. No, mettila dentro, dai. Non è semplice. Ma no, non aspetta mai. Secondo me se la mettiamo in buco. La possiamo fare, dai. Vabbè. Era solo una curiosità. Spartiti. Scusi, lei? Dove li andiamo a trovare, i fili di rame?
qui i cavi elettrici qua. Riparliamo con la nonnina, vediamo se magari ci spiega dove cazzo andare a trovare sta robaccia. Lo so. Magari ti sei sciolta? Vediamo di trovare dei cavi elettrici. Te ci ho parlato? Ma se gli proviamo a dare... Ok, perfetto, quindi il barattatore, andiamo a vedere l'insegna dove sta il barattatore. Ovviamente non trovo... Ok, il barattatore è il primo e quindi in fondo... Ah, che sarà questo il barattatore? Qui, lui, eh! Ok. Ok. Quindi sei tu il barattatore. Questo è il guardiano. Vabbè, questa è già morta dentro. Sei tu il barattatore? Tanto prendiamoci un'altra bevanda. Magari è proprio quello che dobbiamo portargli, Lei signore che fa? Ok, a lui gli dobbiamo portare lo spartito sicuro. Da barboni. No, vabbè, è fantastico, questo gioco è veramente fantastico. Sarà lui? Mercato. Ok, là c'è i cavi elettrici, quelli qua. Ah, ce l'abbiamo! Fantastico, l'abbiamo preso. Spartito.
No, io voglio quelle, che cazzo è? Cioè? Eh sì, diamoglielo, dai. Vabbè, non ricordo praticamente. Vabbè, abbiamo i cavi, andiamo dalla nonnina. Nonnina! Nonnina! Barra è qua, quindi la nonnina è qua. Eccola qua la nonnina. Aspetta un attimo la pianta. Potevamo fare la pianta, niente. No. Mi era sembrato di vedere un tastazione. E l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Molto bene. Vai, sferruzza come se non ci fosse un domani. Prima mi sa. Dai, non mi ricordo, ragazzi, sempre. Strella, ma qua c'è qualcosa da prendere. Mi aprirà? Da qua? Che ne dite? Forse sì. Apri, apri. No, come niente? Figo, perché anche se poca roba, ma puoi veramente ispezionare, ti mette proprio curiosità di... Oddio, forse non era questa la casa sua. No, però curiosiamoci pure dentro, dai, ora ci siamo. Perché ci siamo? Qua mi sa che già ce l'avamo venuti, però. Allora zio, non mi apriamo più, non mi apri più? No, ma non era qua, che cazzo sto a dire qua? Grazie. Scusa, vado un po' di fretta. Ma perché i robot c'hanno freddo? Ok, perfetto, grazie mille. È stato molto gentile. Va bene ragazzi, quindi il trasmettitore è stato riparato e la coperta gliel'abbiamo data al tizio. Un po' di giretti l'abbiamo fatti. Io per dire, per questo video la chiudiamo qua. Un abbraccio a tutti, grazie mille per essere stati con noi, per con me, voi, nessuno, nessun altro. Un abbraccione ragazzi. Ciao, adio!